nella colletta. Abbiamo invocato il Signore perché conceda alla Chiesa Clodiense di imitare i santi Felice e Fortunato nella fermezza della fede. Questi due santi si sono trovati nella condizione di coloro che abbiamo ascoltato anche dal libro dei Maccabei, di essere richiesti di rinunciare alla propria fede per avere in cambio la vita. E sia i fratelli Maccabei che i santi Felice e Fortunato hanno preferito la fede alla vita. Ma a ben guardare, hanno preferito la fede nella vita. Non hanno desiderato la morte, ma la vita. Quella che, come dice Gesù, non muore. Le promesse e le minacce degli uomini non hanno indebolito la forza e la coerenza di questi testimoni, che non hanno rinunciato alle promesse di Dio, hanno preso in seria considerazione anche i rischi che la parola di Dio sottolinea, perché animati dalla sicura speranza di attendere da Lui l'adempimento della speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Pagine bibliche come quelle appena ascoltate, testimonianze coraggiose e coerenti come quelle dei martiri, chiedono a tutti noi, alla nostra Chiesa, di essere disposti anche oggi, e le occasioni davvero non mancano, a soffrire come cristiani, a non arrossirne, come scrive l'Apostolo Pietro. Ma qui da noi, in questo nostro tempo, cosa significa soffrire come cristiani, come dice l'Apostolo Pietro, o, come ancora più radicalmente dice Gesù nel Vangelo, rinnegare se stessi, prendere la croce, perdere la vita, andare dietro a Lui? La testimonianza, il martirio, la croce, il servizio sullo stile di Gesù, che non è venuto per essere servito ma per servire, oggi richiede di vivere come scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi: siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Con queste parole Paolo attualizzava la parola di Gesù che diceva: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Vogliamo allora tutti insieme pregare e lavorare perché la nostra Chiesa, laici, religiosi, presbiteri e vescovo, mostri e testimoni con le buone opere la solidità e la concretezza della fede. L'Apostolo Paolo si rallegrava della sua comunità scrivendo: gioisco al vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Il tema del martirio ci fa guardare concretamente anche ad alcuni aspetti di questo nostro tempo. C'è oggi anche chi avversa la Chiesa. E allora facciamo nostro l'invito rivolto al presbitero Timoteo: offri te stesso come esempio in tutto di buona condotta,
con purezza di dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro. C'è anche chi rifiuta la fede cristiana, scrive ancora Paolo, la vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. La fermezza della fede sa attendere pazientemente fino in fondo, senza mai venire meno. C'è anche chi ci critica, ancora Pietro ammonisce, comportatevi con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. La contemplazione dei santi martiri diventa quindi ora spontaneamente invocazione. Concedi a noi, Signore, di perseverare con la fortezza dei martiri nella confessione del tuo nome. Ma ricordiamo bene, non si muore o si dà la vita per un nome, ma per la persona di cui il nome è simbolo, cioè per il Dio giusto e misericordioso. Confessare il suo nome significa praticare la giustizia e la misericordia, quella che abbiamo visto in Cristo, che così ci ha rivelato il volto di Dio, il volto del Padre. Arrivando qui a Chioggia, ho fatto sosta al santuario di Santa Maria alla Navicella. La chiesa era piena, fra l'altro, a cui la popolazione di Chioggia si rivolge nella preghiera. Possiamo prendere a modello della nostra Chiesa Maria per tre aspetti che possono configurare gradualmente il volto della nostra Chiesa diocesana, che diventi Chiesa dell'ascolto, come Maria, capace di fare diventare gesti quotidiani la parola di Dio custodita nel cuore. Chiesa dell'attenzione, come Maria, capace di cogliere le situazioni di bisogno degli uomini, come essa ha fatto a Cana, non hanno più vino. Chiesa della concretezza, ancora come Maria, capace di servire il Figlio di Dio, cominciando con l'avvolgerlo in fasce nella mangiatoia, fino ad assisterlo ai piedi della croce e ad avvolgerlo con le bende prima di deporlo al sepolcro. Aiutateci, santi martiri, a costruire oggi la Chiesa che, fedele al suo Signore, fa del suo servizio agli uomini la sua passione e la sua croce, con la consapevolezza che, perdendo la sua vita in questo mondo per Cristo e per il Vangelo, la salverà per la vita eterna. Amen.